Ciao Marco! Ciao! Senti, una delle canzoni più famose di tante generazioni fa era Una rotonda sul mare. Sì. Ma una rotonda a Sant'Agostino la faranno? Sarebbe l'ora. Sarebbe molto l'ora. Non so se poi tutte queste carrozzerie spariranno dopo, perché sono nate insieme all'incrocio. Ma hanno un senso le rotonde? Le rotonde hanno un senso, perché praticamente poi la gente invece di picchiare degli schianti tremendi dà solo dei colpettini parafango e parafango e ciao, che è una cosa utile, no? Anche perché non hanno ancora capito come funziona, quindi rallentano. Sì, ora il discorso delle rotonde, guarda, la gente prima di capire come funziona una rotonda ci vorrà un sacco di tempo, te lo dico. Sì. Però piano piano, via, anche un po' guardando la televisione, poi uno ci si ritrova, prova, e vede la gente quando arrivano lì alla rotonda, dicono là che fofo nel mezzo, vo di là, vo di qua. Però insomma vero, stanno migliorando anche Pistoiesi, non è che siano dei piloti fantastici, poi. Senti, tornando invece a una rotonda sul mare, la musica in centro, in Piazza del Duomo, come sta andando? La musica ieri sera è stata parecchio bella. Allora, Bombino, musica del Sahara, è stato super forte, energetico, bello. E dopo Jack Johnson, che veramente io non mi aspettavo tutta quella gente, tantissime persone sono venute ieri sera a vederlo, nonostante che fosse lunedì, e poi tantissimi stranieri, russi, ho saputo che Jack Johnson in Russia è famosissimo, tanti inglesi, tanti americani, gente venuta da Firenze, da Pisa, da Lucca, è stato un successo Jack Johnson, guarda, non me l'aspettavo perché avevo detto ma lunedì sera vediamo, e invece lui, che non so se sai che lui era un campione di surf, e poi a un certo punto si ruppe un ginocchio, non poteva più fare il campione di surf, si è messo a cantare, è partito lì dall'Hawaii sulle sue spiagge, ha girato tutto il mondo, ieri sera ha portato questa bella atmosfera con tutte le persone dondolavano dolcemente, no? Mancava solo la spiaggia, le palme e il mare, e poi sarebbe stato perfetto. Senti, invece la musica di Bombino? Bombino viene dal Niger, sahariano, è un rock algerino, africano, un mischione bello, molto energetico, mi è piaciuto. E come la piazza ha partecipato a questi due concerti? La piazza ha partecipato molto e soprattutto dopo Jack Johnson si è messo da una parte, ha incontrato tutti quelli che lo volevano incontrare, ha firmato autografi e tutto, erano tutti molto felici di andare via con l'autografo di Jack Johnson e pensa che ieri sera era l'unica data in Italia di lui. Senti, ora ci stiamo avviando piano piano per la fine del... Ci stiamo avviando piano piano verso la fine, stasera ci sono questi Lumineers, che non ho capito neanche ancora se si chiamano Lumineers o Lumineers. Però vedremo, sono molto... Oggi ho dato un'occhiata su YouTube per vedere quello che facevano. Fanno un rock cantautoriale, sembrerebbe bello. Poi ora domani vi dirò che show che hanno fatto. Però per ora dal Pistoia Blues tutto ok. C'è da segnalare la protesta degli ambulanti che si sono veramente spavati e hanno abbandonato il recinto che gli era stato dato, sono scappati tutti, ieri sera non c'era più neanche una bancarella, tra l'altro mi era comprato questo orecchino qui che mi aveva andato dietro difettoso, era andato per cambiarlo, invece nulla. Dovremmo cercarlo su Google. Sì, dovremmo cercarlo su Google, esatto. O magari una prossima edizione se le bancarelle, vedremo un po' quello che succede, perché vorrei ricordare le bancarelle sono importanti, perché è vero che il blues si è sempre vissuto dentro, ma c'è tanta gente che l'ha vissuto fuori e veramente dava un bello spettacolo il fatto di aver tutto questo artigianato, tutte queste cose, come già vi ho detto nell'altra puntata, e che però mi volevo ripetere per sottolineare che è importante anche il blues fuori da Piazza del Duomo. Sicché nulla, stasera vedremo che succede, per ora tutto ok, senza incidenti, mi sto divertendo molto al Pistoia Blues, un saluto e grazie a tutti. Ciao Marconi, grazie.